abbandonato la struttura e se ne sono andati? Per quale Raga, motivo? perdonatemi Non lo se so, questi tagli Dick. nel Non lo dialogo, ma so, non ero presente. tutto questo tempo ho registrato senza la riduzione del rumore, c'era un bordello in sottofondo. Perdonatemi se sentite i tasti in questo episodio. Insomma. Ok, quindi siamo qui. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Attenzione, dopo Merda. 2 anni si ricorda tutto Questo non l'IDM. funziona. Vieni, qui ce n'è un altro. Certo, raga, ripeto, questo luogo è Ok, troppo perché? protetto per non esserci Come l'hai nessuno. chiamata? Airi? Perché Airi è in funzione all'entrata principale e non alla porta d'ingresso? Beh, mi sorprende funzioni ancora. Gli informatici si lamentavano sempre dell'instabilità del sistema e questo quando la manutenzione era settimanale. Ora sono passati, quanto? 2 anni? Al diavolo, non capisco quale sia il problema. Ehi, Sara, Cosa? ricordi quando hai detto che nessuno può entrare qui? Sì, perché? Forse sono già dentro. Oh. Ma che stronzi! Sì, hai ragione, hanno bloccato il sistema. Ehi! Fateci entrare! Non vogliamo creare problemi, siamo qui di passaggio! Dobbiamo entrare! Beh, conosci altri ingressi? Sì. Sì, ho un'idea. Andiamo. Infatti, minchia, C'è raga, un'uscita vedi? di sicurezza sul retro dell'edificio. E perché non hanno chiuso anche quella? Non è detto che qualcuno abbia isolato la struttura, forse è un malfunzionamento. E le uscite d'emergenza non si possono bloccare. Protocolli di sicurezza della Cloverdale. Ah, ok, quindi, bah. Quindi non è che l'hanno chiusa, è semplicemente quella lì proprio non funzionava. Su. Aspetta, forse ho un'idea. Potrei sparare al chiavistello. Tipo Ottima così? mira. L'avevi già fatto? Sì. Sì, un paio di volte. Oh, cercavo la scala di merda, raga. Minchia, no, questo non te lo racconto. I miliardi di ore messo lì a Non mi cercare. convince perché non mi lasci andare per primo. Non so che cosa sia successo nel parcheggio, ma ti garantisco che nessuno può superare il recinto senza autorizzazione. Io li conosco. E se c'è anche Jim, ci Jim, farà entrare. Jim! Jim, la guardia giurata. Jim che mi ha quasi sparato perché ero passato a Dicono, è prenderti. passata una vita e sono cambiate tante cose. Sì, non in meglio. Appunto. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Buon pomeriggio, Sara Irene Whittaker. Bentornata al centro ricerche Cloverdale di Iron Butte. Sono passati 7 minuti dal suo ultimo accesso. Attenda, prego. Visto, lo sapevo. Le altre porte avranno qualche problema. Pronto? Andiamo, stai giù. Ma che bastardo! Stavi dicendo? Già. Se nella vita ho imparato qualcosa. E non fidarti, aspettati il Sì, peggio. comincio a capire che cosa intendi. Attenzione. Sto qui, mi serve. Ah, sono i poliziotti, raga. Questi non se ne sono mai andati. Affanculo, ragazzi, è Jim che mi voleva sparare. Questa voce mi fa impazzire. Non dirlo a me. Fatto. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione. Ma tu guarda, questi qui sono rimasti protetti per tutto sto tempo mentre fuori c'era il bordello. Guarda, polizia in arrivo. Dove cazzo è sta È là? chiusa, aspetta. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Sara Irene Whittaker, sicurezza compromessa. Il centro ricerche Cloverdale è in isolamento. Ripeto. Bastardi. Disabilita. ID 2007659. Disabilita. Il protocollo di sicurezza Alpha 761 è stato disabilitato. Oddio, sta un po' zitta, cazzo. La sicurezza interna è ancora in funzione. Sei pronto? Sì, ma stavolta vado io per primo. Vai, 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 Ehi, vai, 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 vai. stavolta entriamo insieme. Minchia. Tu guarda, guarda dove erano messi sti bastardi. Oh, c'è altra gente. Era Jim, il bastardo. L'hai detto tu. Niente come prima. Forza, proviamo la porta.
Vai, 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 sei tu Sara quella Irene reality. Whittaker, ID 20076659. Disabilita la sicurezza e la cazzo di risposta vocale. Accesso non autorizzato. Sara Irene Whittaker, le tue credenziali sono state revocate. Contattare un amministratore per assistenza. Stronza maledetta. Ehi, ehi! Entrare così sarebbe comunque un suicidio. Ogni arma al di là della porta sarebbe puntata verso di noi. Serve un piano migliore. Ah sì, ne hai uno? Forse c'è un modo per raggiungere quel tetto da qui? Da questa parte. Ti stai facendo? Quale lettore? Ah. Sì, sono dentro. L'accesso alla sicurezza è bloccato, ma i codici d'amministratore funzionano. Da qui posso darti un codice temporaneo. Pronto? Sì. Il tuo nome completo è ID 5429009, ricordalo. 5429009, giusto? Sì, andiamo. Ok, quindi ora abbiamo noi il codice. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Jim Moore! So che sei lì dentro! Rispondimi, maledizione! Dicon lì, St. John. ID 5429009. Buongiorno, ti ai tuoi uomini di ritirarsi! Benvenuto al centro di ricerca Cloverdale di Iron Butte. Jim, non deve per forza finire per così! Per favore. Disabilita risposta vocale. Dai, 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 porca puttana. Ci sei. Quando ne hai avuto la possibilità! Ma quella è Sara, porca puttana. Era l'ultimo. Com'è andata? Qua? Dove cazzo è Jim? Le mani! Non sparare! Mani alto! No, non sparare! In piedi! Non ucciderlo! Fratelli, ci serve vivo! Cristo, detto mani in alto! Ok, ok, ma ditemi cosa volete. Va bene, d'accordo. È pulito! Ci stavamo solo difendendo. Ora scendi. Tutti i morti all'esterno, Jim. Quelli a cui hai sparato in testa. Non so di che cosa parli. Attenzione. Perché? Mi che cosa cercavano di fare. Tornare a casa dalle famiglie, magari per portarle qui. Ma sarebbe stato un problema. Noi non potevamo correre rischi. In piedi. Aspetta, aspetta, aspetta. Non posso. Non costringermi. Jim, adesso conto fino a tre. No, no, no. Uno. Tu non capisci. Due. Per favore, no. Tre. Apri quella porta, cazzo. Va bene, va bene. Spero che sappiate ciò che fate. Vai a fare in culo, Jim. Proprio così. Grazie, Jim. Sì, lo sappiamo perfettamente. Non è necessario. Non possiamo correre rischi. Mi dispiace. Ah, minchia, glielo dice. Non possiamo correre rischi. No. Madonna, per un attimo ho pensato che fosse. Guarda, dicono come guarda, raga. Forza. Me ne voglio andare da qui. Oh, scioccaticcio. Questo episodio, raga, sarà un po' lunghino perché è tutto dedicato a Sara. Vediamo se riusciamo a capire. Questo è il suo laboratorio, quello che facevano. Tutto vero. Non ci volevo credere. Cosa? Di cosa parli? Dio, è tutta colpa mia. No, non mi dire che io ho ragione del pensiero che mi ero fatto 20.000 episodi fa. Non riesco a capirlo sin dall'inizio. Prima ci occupavamo di coltivare zenzero selvatico e radice d'uva, ma poi tutto è cambiato, ricerche secretate, autorizzazioni revocate. David l'aveva intuito, sapeva che qualcosa non andava. Ok, ok, calma, chi è David? David Gorman era un collaboratore e stagista. Io gli ho risposto che lavoravamo per l'industria farmaceutica
in contesti di alta tecnologia e che doveva lasciar perdere perché c'erano in ballo miliardi. Non mi ha ascoltato. Ha violato il sistema, poi ha superato le protezioni e ha scoperto una qualche specie di progetto segreto o qualcosa del genere. Un progetto segreto, ma rallentatemi. Voleva diventare il nuovo Edward Snowden. Si era messo in testa di rendere pubblica l'intera vicenda. David Gorman smaschera l'impero del male e salva il mondo. Hai presente? Ma io non gli ho dato retta, Deacon. Gli ho detto che le sue erano tutte paranoie. Ma poi lui deve essere entrato qui e deve aver rubato un campione di qualsiasi cosa stessero realizzando. Aspetta, capisco cosa intendi. Non è stato facile neanche per me ricollegare tutto. La notte in cui mi hanno ferita, sono passata dalla Cloverdale di Farewell per cercare David, ma lui se n'era già andato. Era partito da 2 settimane. C'è questa importante fiera ecologista a Portland. Forse voleva parlare con dei giornalisti. Probabilmente era già infetto, ma non lo sapeva ancora. Santo Dio. 2 giorni dopo. In 2 giorni, il contagio si è esteso a tutti i presenti, che alla fine hanno preso un aereo e sono tornati a casa ignari. La settimana dopo, 2,5 miliardi di infetti erano morti. Sara, ascolta, non è stata colpa tua. Non potevi fermarlo. Cosa avresti potuto fare per evitarlo? Sono le ricerche. Le mie ricerche erano il progetto. Dicono, io stessa ero coinvolta. Loro mi hanno usata. No, raga. Ehi, aspetta un attimo. Che c'è? Le recinzioni elettriche, come le disattivo? I relè sono in una struttura vicino alle serre. Perché? Ok, il fatto è che qui ci sono provviste a volontà e pensavo di contattare Boozer. Lui e Ricky devono sapere di questo posto, anche il campo di Lost Lake. Lo puoi caricare da sola? Sì, certo. Ok, nel caso chiama. Ok. E abbiamo scoperto che praticamente, vi ricordate nei vecchi episodi, io che dicevo, che pensavo che in qualche modo il lavoro di Sara era coinvolta con l'epidemia. Ed è vero, raga, alla fine è vero. Praticamente è nato da qui questo virus. E uno che lavorava qua come stagista, ignaro di tutto ciò, è andato a prendere un campione di questo e ha infettato un po'. E nel giro di 2,5 settimane, 2 miliardi di persone erano già infette. Questa cosa è pazzesca. Ora capiamo il motivo perché Sara è indifferente con noi, perché è troppo, diciamo, interessata al suo lavoro, perché lei si sente in colpa di tutto quello che ha creato, raga, perché tutto quello che è successo è a causa sua, tra virgolette, senza che lo sapeva, ok? Non è che è colpevole, ma è coinvolta. E quindi adesso ci ha dato finalmente un buon motivo per cui capire un po' la situazione. Vedete che sto gioco si evolve alla fine nel verso giusto. Guarda come ci ha fatto perdonare un po' i suoi atteggiamenti. Il generatore. Sì, deve essere questo. Altri di sti corvi del cazzo. Aspetta, in teoria possiamo bruciarli sti nidi. Vediamo se abbiamo un paio di molotov. Questo forse diventa quindi il nostro avamposto. Boozer, sono Deacon, rispondi. Lost Lake, mi ricevete? Dick, sei tu? No, Boozer. Sì, Boozer, sono io. È un piacere sentirti, fratello. È un piacere anche per me, ma non ho molto tempo. Il centro di ricerca in cui lavorava Sara, quello vicino ad Iron Butte, nella zona dei ripugnanti, è presente quello intendo? Ascolta, è pieno di cibo. Ci sono quintali di mais. Chiedi a Ricky e ad Iron Mike di mandare qualcuno. Quindi l'hai trovata? Cioè, hai trovato Sara? Sì, l'ho trovata. L'ho trovata, Boozer. Questa è una grande notizia, Dick! Quando pensi di portarla a Lost Lake? No, prima devo fare un'altra cosa. E cosa dobbiamo fare, scusa? Sì.
Boozer. Dai, non fare il duro. Boozer. So che gli vuole bene anche Boozer. Grande Armando. Lost Lake, rispondete. Oh, Ricky. Ok, bene, ascolta. Sì, sono io. Senti, c'è un... Non speravo di risentirti. Iron Mike ti dava per morto. Senti, non ho molto tempo. Qui c'è un... L'hai trovata? Sì, l'ho trovata. Ricky? È splendido, Dick. Anche lei ce l'ha fatta. Esattamente come noi. Sì, però ascolta, sono in un centro botanico con energia elettrica e anche recinzioni. Corrente e Se recinzioni. decidete di venire, chiedete a Boozer dove lavorava Sara. Vicino ad Iron Butte, lui lo sa. Se venite, troverete cibo. Una montagna di provviste. D'accordo. E lui come sta? Oh, sta bene, bene. Mike l'ha nominato capo della sicurezza. Stai scherzando? È grandioso. Puoi dirgli che... lascia perdere, devo andare. Ciao, Dick. No, solo una cosa, aspetta. Ti ricordi quando mi hai detto di accendere una candela? Avevi ragione. Lo so. Passo e chiudo. Ciao, Ricky. Ricky, era l'alternativa eventualmente. St. John, sono Curi. Dove sei? Uno dei miei uomini ti ha avvistato al presidio del passo di Tilsen. Che cazzo vuoi? Sì, capitano, c'è un centro ricerche a Iron Butte. Sara, il tenente Whitaker aveva ragione. Abbiamo trovato il pezzo di equipaggiamento di cui aveva bisogno. Ed era l'unico posto in cui avremmo potuto procurarcelo. Non risponde alla radio. Il colonnello chiede perché siete ancora fuori. Digli che stiamo tornando. Vorrebbe parlare con te. Mi spiace, capitano, la comunicazione salta. Stiamo uscendo. Chiudo. Minchia. Come mai questa insistenza se siamo in missione? Mamma mia, sicuramente quante cose che si scoprono. Comunque, ritorniamo alla moto e vediamo come si svolgerà la situation. Ah, raga, poi tra l'altro vi chiedo scusa se nell'episodio precedente si sente un bordello nella tastiera perché non si sa per quale cazzo di motivo si era disattivata la riduzione del microfono. Della riduzione del rumore del microfono e praticamente si sente come se su New Yuga si è avuto un capatastier. Mi dispiace, questo episodio non dovrebbe esserci in teoria e sto cambiando microfono comunque, sto passando un microfono Razer. Il mio è attualmente che uso, quello dell'HyperX, ma è una minchia, ma no, io non lo so se è defettuoso o se... Comunque io non ve lo consiglio, ragazzi, se uno di voi si vuole comprarsi un microfono non gli consiglio quello dell'HyperX perché veramente fa cagare. Non so se il mio è difettoso, attenzione, però boh, me lo aspettavo meglio. Ce l'hai fatta a parlargli? A Boozer? Sì, gli ho detto che sei viva e che stiamo bene. Ma non mi sono dilungato perché dobbiamo attraversare il passo prima che cambi il tempo. Tu che ne pensi? Non lo so, non promette nulla di buono. Ma vale la pena provare, quindi diamoci una mossa. Ma come mi abbraccia, ragazzi, già ci stiamo sciogliendo. È libera. Vabbè, qua, raga, penso che si sia Ehi, ti vuoi capito mangiare cos'è. qualcosa? Sì, solo un secondo. Abbiamo questi fradici. Vabbè. Grazie piano, Sara, che è 2 anni che noi... Guarda come... Guarda di come manda l'occhio.
Sì, sì, certo. Okay. Sì. Non ho neanche fame. Già, neanch'io. È freddo, vieni qui. E dai! Bellissimo, raga. Attenzione, trombatine. Bellissimo. Giocone tra colonna sonora, storia, raga, ma che, ma di che stiamo parlando? Porca puttana, quante ne ha passate, dicono, per arrivare a sto momento. Fantastico, raga. Ok, ritorniamo al campo. Cazzo, guarda il capitano. Ehi, chi siamo, moglie? Ana male. Non possiamo correre rischi. Missione completata. La fiducia continua ad aumentare e non mi arrendere. Oh, una persona che conoscevo. Bomba da remoto. Oh, bella. Libreria speciale, una persona che Ehi conoscevo. là. Che ti prende? Cazzo. Vediamo se possiamo fare qualcosina. St. John, rispondi. Qui caporale St. John, che succede, capitano? Devo chiederti di rientrare subito. Incontriamoci in infermeria. In infermeria? Che succede? C'è stato un incidente. Sto arrivando. Cazzo. Ok, che diavolo. Tenente Whittaker, Non è che ci perché ci ha sei? visto. Maledizione, Sara! Rispondi, Sara! Raga, Vaffanculo. lui ci ha guardato male. La colpa è mia. Raga, mi facciamo cazzate. Via, via. Ehi, che succede? Capitano? Hanno ucciso il dottor Jimenez. Ma quel bastardo Cristo gli ha santo. anche tagliato la Ma gola. dov'è Taylor? Lui non ha visto niente. Sono spariti i narcotici. È colpa mia. L'ho assegnato all'infermeria. Non intendevo questo. Taylor ha problemi di droga. Lo sapevi? Non importa. Non più. Ma dai, ma che testa di cazzo. Quello a cui gli hanno tagliato l'orecchio, raga. L'avrà ucciso lui, il dottore. Attenzione, ci è arrivata la chiamata, ci ha Colonnello, a detto. rapporto. È il caporale St. John. Caporale, Apri. sì, il capitano Curi sta recuperando il prigioniero. Domani sarà sottoposto a giusto processo e lo impiccheremo al tramonto. Porca Giusto puttana. processo. Certo, tutti meritano un processo equo e un'equa sospensione per il collo, finché non muoiono. Ah, sì, un giusto processo, certamente. Comunque, volevo solo fare rapporto. Chiudo. St. John, forza, devi A impegnarti rompere i subito! coglioni ogni volta che mi vedi. Ok, ci dirigiamo verso il luogo, raga. Quindi di qui? Buon uomo, che è successo? Solo te. Taylor. Dico St. John.
Andiamo, Taylor. Ho fatto una cazzata. Non volevo uccidere nessuno. È un coglione. Temevo di trovarlo lì. No, che era un bravo uomo, cazzo. Mi ha aiutato, mi ha sempre aiutato. Vieni, forza. No. Non voglio finire alla forca. Mi impiccheranno. Non voglio che mi impicchino. Non voglio. Ascolta, morire così. Taylor. Ti dimentichi, scalci e ti ricopri di merda. E quegli stronzi sull'attenti ridono di te. Ridono tutti. Mi impiccheranno. Non voglio. Ti prego. Non permetterglielo. Cazzo. Cazzo. Ti prego. Ok, Wade. St. John! Qui! Oh, è arrivato direttamente lui? Overdose. Cristo. Porta fuori il corpo. E raga, per poco ci sgamava. Non importa cosa ha fatto. Non lasciamo nessuno ai furiosi. Ti avverto fin da ora. Il colonnello non sarà contento. Ma che cazzo ci possiamo fare noi? Cioè, ok che noi l'abbiamo fatto noi, ma se non fosse stata colpa nostra, che se c'è? Dunque? Era morto. Già morto. Overdose. Abbiamo recuperato molti farmaci, non tutti. Come se questo mondo non fosse già preda di corruzione e decadenza. Come se questo mondo non fosse già invaso da ignobili creature. Esseri senza anima. Riportali in infermeria. Questa volta. Vedi di non mettere di guardia un maledetto tossico. Signor sì. Non si dice niente a noi, perché lo sa che li spariamo in bocca. Se no. Non voglio finire alla forca. Missione completata. Fiducia aumenta. Con uno skin personalizzato. Bella. Va bene ragazzuoli, per questo episodio noi ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio di Days Gone per vedere come procede questa storiella magnifica. Sara si è sciolta, io con questa visuale così quasi in overdose come è morto quello vi faccio venire tutti sbarri una possibile. Quindi signori, noi ci salutiamo, ciao bene mie.